Recensione di Sonic Chaos per Sega Master System, il terzo capitolo di Sonic ad uscire sulla stupenda console ad 8 bit della Sega. La trama di questo Sonic è piuttosto banale. Praticamente un'altra volta gli smeraldi Chaos, o Chaos, permettetemi di chiamarli Chaos, vengono a mancare e è necessario ritrovarli per riportare equilibrio nel mondo di Sonic. La novità di questo capitolo è che uno dei sei smeraldi del Chaos viene proprio rubato immediatamente dal malefico dottor Robotnik, il malvagio antagonista di Sonic, e quindi non sarà possibile trovarlo lungo il gioco. Sarà proprio necessario eliminare l'ultimo boss affinché possa essere recuperato questo ultimo smeraldo. Il gameplay di questo terzo capitolo di Sonic non si discosta da quello dei precedenti due capitoli. Abbiamo a che fare con un videogioco di piattaforme che punta a sfruttare la velocità del proprio personaggio, o in questo caso dovremmo dire dei propri personaggi, che sono in grado di sfrecciare come delle saette, compiere giri della morte e possono anche esibirsi in salti piuttosto importanti. Il gioco è composto da 6 schemi divisi ciascuno in 3 livelli. L'ultimo livello è generalmente più breve e contiene il boss. Correndo e saltando da una piattaforma all'altra sono presenti i soliti power-up che sono contenuti in alcuni speciali monitor. Ritroviamo la classica scarpetta per correre più velocemente, l'invincibilità temporanea, la vita extra e qui abbiamo anche le scarpe razzo, cioè delle scarpe che ci fanno volare per un breve periodo di tempo. Lungo i livelli ci saranno diversi ostacoli come le punte acuminate, i precipizi e i vari nemici. Una cosa che ho notato in questo capitolo è un massiccio uso delle molle, da sempre presenti nei videogiochi di Sonic, ma qua ce ne sono davvero tante, ce ne sono dappertutto. Ci sono addirittura dei nemici che trasportano una molla e c'è anche un power-up che è una molla e che ci permette di compiere dei salti più alti, e addirittura mentre saltiamo con questo power up possiamo noi saltare ulteriormente per raggiungere zone piuttosto elevate. Come in ogni videogioco di Sonic sono presenti i classici anelli, ogni 100 anelli si vince la vita, e la novità di questo capitolo è la possibilità di utilizzare sia Sonic che Tails. Le differenze sono le seguenti: soltanto con Sonic è possibile accedere ai livelli che contengono gli smeraldi Chaos. Infatti all'inizio, fino a che non avremo trovato tutti gli smeraldi del Chaos, basterà raccogliere 100 anelli per accedere a questi particolari livelli. Dopo, quando avremo preso 5 smeraldi Chaos, perché vi ricordate che vi ho detto prima, uno ce l'ha il dottor Robotnik. Dopo essere riusciti a recuperarne 5, ogni 100 anelli si vince una vita e basta, non si accederà più a questi particolari livelli. La seconda differenza tra i due personaggi, ed è anche l'ultima, sta in una particolare mossa che si esegue premendo in alto sul tasterino direzionale e poi un tasto. Tails è in grado di volare con la sua coda per un breve periodo, mentre Sonic si mette a correre sul posto senza spostarsi, poi quando si lascia il tasto parte come una scheggia. Una mossa un pochino inutile, perché in questo terzo capitolo di Sonic su Sega Master System è possibile eseguire lo spin dash, quindi sia con Sonic che con Tails si tiene premuto in basso, poi si preme il bottone, il personaggio comincia a roteare su se stesso, si lascia il tasto e parte come una scheggia. Quindi, ma non capisco, si vede che dovevano inserire per forza qualcosa e hanno inserito questa possibilità per Sonic, ma mi è sembrata davvero inutile.
Come di consueto, dopo i cenni generali sul gameplay, passiamo ad analizzare il gioco e partiamo dalla grafica. Per quanto riguarda il dettaglio, la grandezza e le animazioni degli sprite, questo capitolo è sicuramente superiore a Sonic 2 e a Sonic 1. I fondali invece mi hanno un pochino deluso, non sono assolutamente brutti o fatti male, per carità. Siamo comunque a dei livelli alti, del resto siamo ormai nel 1993, è il terzo capitolo della serie e non potevano realizzare qualcosa di osceno o di schifoso. È una bella grafica sicuramente, però gli sfondi sono inferiori mediamente a Sonic 2 e per me anche a Sonic 1. C'è un problema con lo scorrimento dal fondale. Ogni tanto il gioco rallenta e si possono notare anche alcuni piccoli scatti. All'inizio credevo che fosse un problema dell'emulatore. Col mio computer, che non è proprio un fulmine, anche se ho appena comprato una super mega giga scheda grafica, anche gli altri capitoli di Sonic mi davano qualche problemino. Poi, provandoli su un vero Sega Master System, questi problemini non c'erano. Un pochino con Sonic 2 c'erano ogni tanto, ma poca cosa. Allora, fiducioso in questa cosa, ho preso la mia bella cartuccia originale, l'ho infilata nel mio mitico Sega Master System e ho cominciato a giocare, convinto di non ritrovare questi problemi che avevo rilevato con l'emulatore. E invece ci sono, meno che con l'emulatore, però anche con Real Console, cioè col vero Sega Master System, il gioco ogni tanto rallenta un pochino e se si sta attenti si notano ogni tanto questi piccoli scattini. Non lo so, forse aumentando il dettaglio degli sprite il Sega Master System non ce la fa? Ne dubito, ho visto giochi per Sega Master System con una grafica migliore senza nessun problema di questo tipo. Quindi una grafica che presenta alti e bassi, belli gli sprite, scarsini fondali e qualche problemino di scorrimento. Per fortuna io non ho visto problemi di flickerio. Per quanto riguarda il sonoro, posso dirvi che tecnicamente è eccelso. Sfrutta in modo sublime le possibilità offerte dall'hardware. Ma a livello melodico, insomma, le musiche che si ascoltano sono sicuramente apprezzabili, non danno fastidio, offrono un accompagnamento sufficiente, ma sono lontani dalle meravigliose musiche ascoltate in Sonic 1 e secondo me inferiori anche a quelle di Sonic 2. Per quanto riguarda gli effetti sonori, sono più o meno quelli classici che si ascoltano giocando a Sonic. La giocabilità. E mio parere, almeno su Master System, anche se è una convinzione che ho un po' per qualunque console mai esistita sul pianeta Terra, che il vertice, l'apoteosi, il massimo che esista per quanto riguarda i videogiochi di Sonic è il primo capitolo per Sega Master System. Molto bello anche il primo capitolo visto su Mega Drive e tutto sommato mi è piaciucchiato anche il secondo, sia su Mega Drive che su Master System. Ma poi, dopo il primo, è tutta una discesa. Tutti gli episodi venuti dopo mi sono piaciuti meno e questo lo conferma. Questo è il mio punto di vista, ragazzi. È sempre una questione di gusti. Sicuramente in questo Sonic Chaos i programmatori hanno cercato di realizzare un videogioco più simile a quanto visto su Mega Drive. Ci sono tanti giri della morte, ci sono anche gli avvitamenti che sul libretto di istruzioni vengono chiamati cavaturaccioli. C'è lo spin dash, si possono utilizzare due personaggi. Però il gioco è sicuramente un buon gioco, è divertente. Non voglio assolutamente affermare che sia un gioco brutto, per carità, ma poi figuriamoci se Sega si sarebbe compromessa con un episodio del suo Sonic. Però rispetto a Sonic 1 e Sonic 2 qua è peggio.
è peggio. I livelli hanno un design che è stranamente strutturato, soprattutto in verticale. Mi spiego meglio. Per finire il gioco bisogna andare da sinistra verso destra. Se tentiamo di completare tutti i livelli in questo modo senza esplorarli, il gioco è breve. Se invece, per qualche motivo, perché dobbiamo recuperare gli smeraldi caos o perché siamo amanti del completismo o semplicemente perché siamo curiosi e vogliamo esplorare i livelli, beh, ce ne sono alcuni che hanno effettivamente una struttura anche piuttosto elaborata. Certo è che una volta raccolti tutti gli smeraldi del caos, io non ho sentito il bisogno di cercare chissà quali passaggi segreti, chissà quali power-up in giro per dei livelli, che in ogni caso, anche se alcuni, come ho detto, presentano una struttura complessa, hanno un design stanco, meno ispirato degli episodi precedenti, che a me non è piaciuto più di tanto. In alcuni casi li ho trovati anche confusionari. Purtroppo a tutto questo dobbiamo aggiungere che la differenza tra usare Sonic e Tails è quasi zero. Non capisco perché con Tails non si possono raccogliere gli smeraldi del caos. Possiamo dire che con Tails il gioco è un pochino più facile, perché potendo volare per un breve periodo molti livelli si semplificano, si accorciano anche, perché magari con Sonic per raggiungere un punto del livello bisogna fare un percorso, con Tails si vola un attimino in aria e si arriva dove si desidera. Un'altra nota negativa la possiamo vedere anche in questo livello, quello dell'acqua. Insomma, è un livello che, devo dire, graficamente è forse il migliore. Presenta anche un parallasse multistrato dove c'è il cielo, però è solo lì, c'è una riga orizzontale cortissima con un parallasse multistrato che basta scendere da una piattaforma e non la vedi più. Comunque non stiamo parlando della grafica ma della giocabilità, e voglio dirvi questo: sì, è presente l'acqua, però è inutile, perché è lo strato basso, mentre il cielo era lo strato alto. Qua è presente soltanto nello strato basso, è uno strato piccolo e volendola si può persino evitare. A dire il vero, ho letto addirittura delle recensioni che dicevano questo: ma i livelli subacquei di Sonic sono sempre stati brutti e noiosi, meno male che in questo capitolo la si può evitare. Io non sono d'accordo, i livelli subacquei nei capitoli di Sonic sono sempre stati una gradevole alternativa, una pausa dagli altri livelli molto più veloci, e qui hanno deciso di minimizzare l'acqua, ecco. A parte queste note negative, il resto funziona bene, i controlli sono perfetti e rispondono benissimo. Il divertimento che si ricava saltando da una piattaforma all'altra ed eliminando i nemici è quello di sempre, anche se i nemici sono poco presenti, devo dire. Però quest'ultima è una caratteristica comune agli episodi di Sonic su Sega Master System. Finiamo il discorso sulla giocabilità parlando dei boss, che sono pressoché ridicoli. Li ho trovati veramente troppo facili. O meglio, alcuni sono difficili se si arriva al boss senza anelli. Se si arriva con gli anelli sono proprio delle cavolate, anche perché gli anelli in questo episodio, o almeno così è sembrato a me, rimangono per più tempo sullo schermo anche una volta che si è stati colpiti. Cioè, cosa succede? Quando si viene colpiti, gli anelli che possediamo se ne vanno per lo schermo. E mi è sembrato che negli altri episodi rimanessero attivi sullo schermo per meno tempo rispetto a questo. In questo caso, quindi, rimanendo questi anelli per più tempo, danno la possibilità al giocatore di riprenderli e quindi di essere colpito un'ulteriore volta senza perdere la vita. E insomma, i boss, devo dire che sono ampiamente migliorabili. Siamo giunti alla longevità. Beh, si potrebbe dire che potendo utilizzare due personaggi la longevità aumenta. Secondo me no.
Primo perché Tails, vi ho detto, è praticamente inutile. Potrebbe essere visto soltanto come personaggio più facile. E il gioco, prendendo in considerazione l'utilizzo di un solo personaggio, dura meno dei capitoli precedenti. Bisogna dire che riuscire a recuperare gli smeraldi Chaos all'interno dei livelli speciali è, mi è sembrato, un pochino più difficile del solito e anche gradevole, perché ogni livello che contiene lo smeraldo Chaos è diverso, cioè si affronta in un modo diverso. Quindi non sono dei semplici livelli bonus tutti uguali e magari soltanto più difficili, ma sono proprio diversi, e questo è positivo. Però nel complesso, a mio avviso, la longevità è soltanto più che sufficiente, ma meno degli altri, anche perché gli altri, Sonic 1 e Sonic 2, anche se avevano un personaggio solo, li ho rigiocati con piacere. Questo, ho fatto quasi fatica a giocare con Tails perché dovevo realizzare il long play, se no non lo avrei fatto. Le mie considerazioni finali riguardo a Sonic Chaos per Sega Master System sono le seguenti. Sonic Chaos è un buon gioco e nulla di più. Un platform piacevole e divertente che cerca di assomigliare di più rispetto ai capitoli precedenti a quanto visto su Mega Drive, ma che però offre un level design stanco e poco ispirato, una grafica con alti e bassi, un sonoro gradevole ma niente di eccezionale, una scelta tra due personaggi che è soltanto di facciata. Avrebbero potuto realizzare dei livelli con delle zone particolari in modo tale che, scegliendo un personaggio piuttosto che un altro, il giocatore avrebbe potuto apprezzare dei diversi percorsi o delle diverse modalità per affrontare lo stesso livello. O avrebbero anche potuto realizzare dei livelli dedicati a un personaggio e dei livelli dedicati ad un altro personaggio. Così è poca cosa. Così sembra proprio che l'hanno messo, l'hanno inserito tanto per fare, tanto per accontentare chi, giocando a Sonic 2, era rimasto deluso di non aver trovato Tails giocabile. La recensione è finita, tra poco vedrete il mio voto personale. Vi ricordo che sul mio canale trovate una playlist dedicata alle recensioni per Sega Master System e che un like e un'iscrizione al mio canale sono sempre molto graditi.